Bene, un nuovo video. Questa volta vediamo come creare dei filmati. Per creare dei filmati abbiamo scelto un'app, è un programma, un software che si chiama iMovie. Questo software consente di realizzare facilmente filmati con audio, video e foto. Considerate che fino a poco tempo fa, per creare dei filmati con un minimo di montaggio, erano necessari dei software complessi, delle macchine molto potenti e così via. E con questo software noi possiamo tranquillamente realizzare dei filmati anche con computer, con un Mac in questo caso base, ma ancora di più con l'iPad. Quindi il montaggio risulta estremamente semplice. Quindi alla portata di tutti, quindi alla portata anche di qualsiasi insegnante, anche non super esperto. Non c'è bisogno di ragionare su codec o cose di questo genere. Il montaggio è estremamente semplice. Ci sono molti template già pronti, quindi possono essere facilmente utilizzati. E con lo stesso software vedremo, si possono realizzare anche dei bellissimi trailer, ma di questo ne parleremo in un altro video. È chiaro che un software come questo si presta molto per la narrazione, per i resoconti di attività didattiche, per qualsiasi altra idea che all'insegnante può venire. Uno strumento estremamente potente e utile sia per gli studenti che per i docenti. Allora, questa applicazione è un'applicazione che è disponibile per iPad e per Mac. La versione per l'iPad è estremamente potente e semplice. Sicuramente a livello anche di utilizzo ancora più semplice della corrispondente versione per Mac, che consente in pochissimo tempo di realizzare dei filmati veramente interessanti. Bene, vediamo adesso iMovie all'opera. Tappiamo sulla applicazione iMovie e ci compare subito una schermata in cui possiamo vedere l'elenco dei progetti già realizzati. Nel nostro caso non ne abbiamo ancora nemmeno uno. Ci viene indicato che basta toccare sul segno più in alto a destra per poter accedere alla creazione di un nuovo filmato. Ogni progetto può essere o un filmato o un trailer. Vedremo tutte e due le opzioni. In questo video vedremo come creare un filmato, quindi tappiamo sopra filmato e qui ci compaiono una serie di template già preconfezionati, che li possiamo vedere rapidamente tutti quanti, si possono anche far scorrere. Ecco, per esempio qui vediamo in che consiste questo template. Nel caso specifico, questo template che ho appena selezionato, che è il template viaggi, consente addirittura di mettere in automatico la geolocalizzazione delle foto nel caso in cui alla foto sono associate questo tipo di informazioni. Insomma, troviamo tutta una serie di template già pronti. Prendiamone uno abbastanza semplice, il template vivace. Tappiamo sopra la voce crea. Entriamo nell'ambiente, diciamo così, di montaggio. Allora, nel nostro filmato noi possiamo inserire qualsiasi video presente nel nostro iPad, qualsiasi foto presente nel nostro iPad. In alto a destra nella finestra c'è la possibilità di scegliere dei video, di scegliere delle foto e di inserire la colonna sonora degli audio. Vedremo che la colonna sonora è semplicissima perché ci sono anche delle colonne sonore associate ai singoli temi. Adesso facciamo un filmato, impostiamo se non altro un breve filmato tenendo conto del resoconto di una gita scolastica. Qui ho alcune immagini, alcune foto. Allora andiamo su video, su tutti i video troviamo, ecco qui, questa è un viaggio di istruzione fatto in Spagna a Barcellona. Scegliendo il video c'è la possibilità intanto di andare a selezionare se tutto il video o una parte del video. Noi scegliamone una parte e si può anche vedere l'anteprima di questo video, ma con la freccettina si inserisce questo video nel nostro montaggio. Molto bene. A questo punto possiamo sceglierne anche un altro. Qui c'è per esempio un filmato girato all'interno della Sagrada Famiglia, con lo stesso criterio lo mettiamo sotto. Vedete che tra una traccia e l'altra traccia c'è una transizione. Allora, cliccando sopra la transizione è possibile scegliere tutti i tipi di transizione previsti dai movie e anche la durata della transizione. Per esempio, la vogliamo allungare, facciamo una transizione di 2 secondi e mettiamola con la tendina, tanto per fare una prova. Possiamo in qualsiasi momento vedere l'anteprima del nostro filmato. Adesso vediamolo proprio a cavallo tra i due spezzoni per vedere proprio la transizione all'opera. Vedete?
Ecco qua. E questa è la transizione che abbiamo appena fatto. Molto bene. E ora vogliamo aggiungere in coda a questo filmato anche delle foto. Andiamo sulle foto e scegliamo, adesso qui, in mezzo a tutte le foto, sarebbe bene preparare prima qualcosa. Ecco qui abbiamo delle foto, delle viste della Spagna. Quindi abbiamo, ne so, prendiamo sempre una vista della Sagrada Famiglia. Scegliamone un'altra, adesso è semplicemente una prova. Questo è Park Güell di Antonio Gaudí e così via. Scegliamone, ecco, una ulteriore di Piazza di Spagna. Ecco. Abbiamo, diciamo così, impostato un semplicissimo video. Quando noi inseriamo delle foto, c'è l'effetto spostamento. L'effetto spostamento è un effetto che permette di vedere la foto in modo dinamico e lo possiamo anche noi impostare, c'è un'impostazione default, cioè possiamo stabilire da che punto far iniziare la foto e nello spostamento in quale punto farla completare. Eccolo qua. Adesso lo rivediamo all'opera questo pezzo di filmato, vedete, ecco. E così c'è lo spostamento delle foto. Possiamo farlo in qualsiasi modo. Allora, a questo brevissimo video che abbiamo composto possiamo associare un audio. Allora, nell'audio possiamo anche mettere la musica del tema. Ci sono la possibilità di mettere la musica del tema attuale o la musica di altri temi. Prendiamo quella del tema attuale. Possiamo anche sentire un'anteprima e la inseriamo nel nostro video. La musica del tema viene automaticamente, diciamo così, impostata in base alla lunghezza del filmato. Abbiamo anche delle opzioni per scegliere la musica del tema, per mettere la velocità che cambia con il tono e così via. A questo punto possiamo anche inserire dei testi. Allora, scegliamo il punto dove vogliamo inserire il testo, mettiamo in questo caso all'inizio, e abbiamo in basso a sinistra tra le varie icone l'icona testo. Nell'icona testo possiamo scegliere anche qui quale tipo di testo mettere. Mettiamo riga testo, eccolo qui, facciamo un doppio tap e scriviamo viaggio a Barcellona e sotto scriviamo, che ne so, la data, aprile 2015, ecco qua. E facendo partire il nostro video, vedete, compare automaticamente questa scritta che ci permette di vedere il nostro il titolo nella nostra scritta. In questo modo possiamo inserire altre scritte in qualsiasi altro punto. Siamo arrivati a questo punto, qui possiamo mettere una scritta standard che si chiama, che ne so, Sagrada Famiglia. Famiglia, ecco qua. Le altre le possiamo togliere, che non ci interessano. Ok, quindi arrivati a questo punto, vediamo che cosa avviene nell'ambito della transizione, ci cioè sarà la transizione fatta a tendina e apparirà la scritta. In questo modo possiamo andare avanti e procedere per realizzare il nostro filmato con audio, video e quant'altro. Allora, vediamo come esportare questo filmato. Una volta che noi chiudiamo questa applicazione, vedete, ritorniamo nella pagina iniziale dove c'è l'indice del mio filmato appena realizzato. Intanto posso dare un titolo, no? Chiamiamolo, che ne so, Barcellona. Vediamo la durata, possiamo eventualmente cancellarlo, possiamo vederlo all'opera, eccolo qua, come verrà il video una volta esportato, vedete, con le varie scritte, gli effetti che abbiamo visto, le transizioni, aspettiamo magari la prima transizione. Questo video poi a questo punto dovrà essere esportato, vedremo semplicemente nella schermata di indice come esportare questo video. Aspettiamo la prima transizione e lo possiamo esportare in vari modi, mandarlo su cloud tramite iTunes, lo
o tramite altre soluzioni possibili. Ecco, adesso è un po' lunghino. Andiamo un pochino avanti. A questo punto ci dovrebbe essere la transizione. Esattamente come avevamo pensato il video inizialmente. Per l'esportazione tappiamo su questo simboletto con la freccetta che c'è al centro, che ci permette di vedere come condividerlo. Lo possiamo condividere sulle foto dell'iCloud, ma altre opzioni interessanti possiamo direttamente condividerlo su Facebook o su YouTube, o su Vimeo o su altri servizi. Oppure possiamo anche caricarlo sul Cloud Drive oppure anche su altri servizi di cloud, tra cui anche Dropbox. Quindi questa è un'app veramente semplice che ci permette di poter realizzare in modo estremamente positivo, in modo estremamente accattivante, dei filmati con pochissimo tempo e pochissime competenze. Bene, grazie a tutti per l'attenzione e nel prossimo video, nella prossima lezione, vedremo come creare, sempre con questo strumento iMovie, dei trailer. A presto.